Questa non va bene, troppo chiara, troppo scura. Ok, perfetta. Hashtag it's logo time, hashtag Instagram, hashtag logo history, hashtag sigla. Ciao a tutti amici e ben ritrovati su It's Logo Time. Quanti loghi di Instagram riuscite a ricordare? Non bisogna andare troppo indietro nel tempo, probabilmente ne ricorderete due. Invece la storia dell'app ne conta tre diversi, quattro se contiamo quello attuale. Oggi vi rinfresco un attimino la memoria e insieme vedremo la storia del logo dal 2010 ad oggi. La primissima icona fu progettata dal CEO e cofondatore di Instagram, Kevin Systrom. Eccola qua. Ed era ispirata a una Polaroid vintage. L'icona fluttuava su uno sfondo trasparente e contava numerosi dettagli, tutti ripresi dall'iconica macchina fotografica Polaroid. Il grande flash, la striscia arcobaleno, i tre pulsanti e il mirino. L'effetto era volutamente tridimensionale e realistico. Da notare, per esempio, l'ombra dei pulsanti. Un logo così dettagliato oggi è impensabile. Il secondo logo è stato progettato dal designer e fotografo Cole Rees o Rise, mi informerò per la pronuncia, nell'autunno del 2010. L'icona rappresenta sempre una macchina fotografica, questa volta però è ispirata al modello Bell & Howell degli anni 50. Leggenda vuole che il logo sia stato disegnato da Rees in soli 45 minuti e a questo seguirono poi soltanto piccoli ritocchi per perfezionarlo. La nuova icona fu ufficializzata 6 mesi dopo, nel 2011, e una curiosità molto curiosa è che esiste anche un lato B di questa icona, sempre disegnata da Rees, che la creò per divertimento. A 5 anni dall'ultimo redesign, l'azienda annuncia il nuovo logo. Come spesso accade, quando si ha a che fare con un cambiamento drastico, la risposta degli utenti non fu universalmente positiva in un primo momento. Sparisce l'arcobaleno, elemento iconico dell'applicazione, e spariscono anche mirino e obiettivo. Anche se in realtà tutti questi elementi continuano a vivere nel logo nuovo, sono stati semplicemente astratti. L'arcobaleno vive nel gradiente dei tre colori dell'icona e il mirino e l'obiettivo sono stati sintetizzati in linee e punti. Il logo suggerisce ancora l'idea di una macchina fotografica, quindi rimangono la storia e l'anima dell'azienda. Ma è un'immagine astratta che guarda al futuro e il nuovo design minimale è perfettamente in linea con le nuove tendenze di progettazione grafica. Quale lezione ci portiamo a casa con la storia del redesign di Instagram? Che i cambiamenti è difficile che vengano compresi e accettati da subito. Serve tempo per apprezzare la loro portata rivoluzionaria. Ragazzi, anche per questo video è tutto e noi ci rivediamo con il prossimo interessantissimo logo. Ciao!